funzionamento, abbiamo concluso della Commissione la misura di 50.000 euro e le pone a carico del bilancio interno della Camera, suddividendoli in 20.000 euro per l'anno 2016 e in 30.000 euro per l'anno 2017. Grazie Presidente. Grazie. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. La Commissione Affari. Ah no, scusi, ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo, se ritiene. Sottosegretario, intende intervenire? No. Allora è iscritta a parlare la deputata Agostini. Prego, Roberta Agostini. Grazie Presidente. Il relatore illustrava giustamente il percorso che ha condotto all'approvazione del testo, un testo anche molto diverso da quelli che erano stati presentati originariamente, quindi c'è stato un lavoro molto attento sia della prima commissione ma insomma di tutte le commissioni che hanno esaminato il testo. Io insomma penso che noi stiamo per discutere un provvedimento utile, un provvedimento importante. Secondo una convenzione, il 2007 è un anno spartiacque perché per la prima volta nel mondo la popolazione delle città ha superato quella delle campagne e si calcola che nel 2050 il 70% della popolazione mondiale abiterà nelle grandi aree urbane del pianeta. E un po' poi tutta la letteratura, la sociologia, l'urbanistica, la filosofia, ma poi ci sono libri, romanzi, eccetera, sul tema delle città si sono esercitate in maniera massiccia. E c'è chi si spinge a descrivere le grandi aree urbane come i veri attori della competizione globale in termini di ricchezza, in termini di innovazione, in termini di opportunità. Intorno a Londra, Tokyo, New York, Pechino, Parigi si concentrano persone, attività produttive, rendite, scambi e quel potere che invece diminuisce a livello degli stati nazionali. Secondo alcuni calcoli, negli Stati Uniti il 90% del PIL e l'86% dei posti di lavoro sono generati nelle città più importanti. La proposta di legge che stiamo discutendo istituisce appunto una commissione d'inchiesta sulle periferie delle nostre città e la forma con la quale appunto le nostre città, le città italiane, le città europee sono cresciute è una struttura molto diversa ad esempio da quella di molti altri posti nel mondo, dagli Stati Uniti alle metropoli asiatiche, a quelle sudamericane nelle quali ancora di più che non da noi si fa fatica a capire, a definire che cosa si intende con il termine periferia. Ma anche da noi la parola periferia sembra più un termine generico, un'etichetta per connotare luoghi degradati o luoghi marginali, più che un termine usato per identificare esattamente un luogo dal punto di vista geografico. E le periferie sono anche molto diverse tra loro e si trovano non solo ai margini della città. Poi quando la città diventa metropoli, quindi quando supera una certa soglia, una certa dimensione, i centri e le periferie si moltiplicano anche all'interno della stessa città. Io parlo di Roma, dove ad esempio Corviale, Torbella Monaca, Laurentino 38, sono quartieri nati a seguito di una pianificazione pubblica, di una progettazione urbana che poggiava su alcuni presupposti probabilmente sbagliati, dove poi non si sono realizzati i servizi che erano stati previsti, ma ci sono anche le periferie abusive, quelle spontanee, quelle illegali, senza nessuno standard pubblico e con opere di urbanizzazione realizzate anche spesso solo parzialmente in seguito, quindi periferie molto diverse. C'è un recente saggio pubblicato sull'IMES che proprio ha fatto un numero specifico su indagine sulle periferie, un saggio di Daniel Modigliani nel quale lui racconta in pochi passaggi come l'edilizia residenziale pubblica, quella privata legale, quella abusiva, in realtà sono cresciute e sono attecchite a Roma nella mancanza di infrastrutture a partire da quelle della viabilità che continua a rimanere uno dei problemi principali ed insoluti
e nell'assenza di una mano pubblica che per tutta una lunga fase storica del dopoguerra e oltre il dopoguerra si è girata dall'altra parte, nella migliore delle ipotesi, rispetto all'espansione a macchia d'olio della città, e l'urbanizzazione è stata guidata dalle dinamiche della rendita urbana, della bolla edilizia, che hanno intrecciato disuguaglianze sociali con quelle spaziali. C'è un'altra ricerca su Roma interessante del CRS, dove si osserva che, poiché vivere al centro a Roma costa troppo, ad essere costrette fuori dal raccordo anulare sono soprattutto le famiglie numerose. Il raccordo divide una terra dei giovani caratterizzata da un basso accesso alle reti di trasporto pubblico e di funzioni urbane rispetto alla città consolidata con un'elevata quota di popolazione anziana. Così come la distanza dal centro, sempre a Roma, connota la distribuzione dei titoli di studio più alta mano a mano che ci si avvicina ai quartieri centrali, e però la frattura vera tra luoghi centrali e periferie è quella per tassi di occupazione e disoccupazione, anche se frastagliate con casi particolari, si va dalla media dei 28.000 euro pro capita ai Parioli fino ai 13.000 di Borghesiani. Insomma, quello che voglio dire è che nelle città si concentra il massimo delle opportunità, ma anche il massimo delle disuguaglianze per chi subisce la crisi e la precarietà, e invece per i ceti emergenti, tra chi ha la possibilità di godere dei beni comuni, le piazze, gli impianti sportivi, le biblioteche, e chi invece questa possibilità non ce l'ha ed è negata. E anche il tema dell'immigrazione e dell'integrazione degli stranieri, che aveva caratterizzato il testo per una prima fase, in realtà nel nostro paese assume forme, dimensioni e caratteristiche molto diverse da quelle di altri paesi europei. Non ci sono periferie abitate solo da immigrati, a differenza di paesi come la Francia, la Gran Bretagna, dove l'immigrazione arriva negli anni 60 anche a seguito di una storia coloniale di quei paesi, e sempre questo numero di Limes racconta, da dei dati, e dice che la provincia di Milano conta 120.000 musulmani, a proposito di Islam, il 4% della popolazione immigrata, la provincia di Roma è 90.000, ossia il 2,1%, quella di Torino è il 2,3%, contro Londra che ne conta 1.000.000 rotti, ossia il 12% della popolazione, nell'Île-de-France arriviamo al 10-15%, a Marsiglia addirittura sono 250.000, quindi circa il 40% della popolazione. E anche il tasso di disoccupazione nei quartieri italiani è più basso rispetto ad alcune aree europee. Si tratta tra l'altro di un'immigrazione quasi tutta ancora di prima generazione, e non ci sono, diciamo, per sollevare un tema che abbiamo letto in questi giorni anche sulle pagine dei giornali, non ci sono i figli delusi dai padri e in bilico, no, difficile tra identità diverse. E però allora questa situazione è il terreno, io penso, più favorevole anche per noi per sperimentare politiche di integrazione diverse, sia dall'assimilazionismo francese sia dal multiculturalismo anglosassone. Nelle periferie ci sono problemi, ma anche le sfide della politica per il futuro, le sfide dell'integrazione della cultura in primo luogo, per rendere le scuole, ad esempio, protagoniste anche dal punto di vista del territorio, le istituzioni culturali, dalle biblioteche ai teatri che possono rappresentare i centri di vita delle comunità locali, luoghi anche di formazione delle identità locali. E c'è la sfida dell'innovazione, del lavoro, della qualità urbana, ad esempio della riconversione, della riqualificazione delle ex aree industriali dismesse anche a fini produttivi e dell'attivazione di economie locali. C'è il grande tema dell'economia della cura, del rilancio dei servizi pubblici, dell'assistenza alla persona, della riconversione ecologica. Insomma, se la rendita ha fallito, se la strada della rendita, del consumo del territorio come produzione di ricchezza, peraltro per pochi nelle nostre città, è una strada chiusa, bisogna inventare altre strade e investire in queste strade nuove. E c'è la sfida della partecipazione democratica, del governo di prossimità, della riforma della macchina amministrativa. Le nostre metropoli, le nostre aree urbane sono troppo grandi per essere governate dal comune capoluogo, che è troppo piccolo, diciamo, rispetto alla sfida del governo di aree complesse. E c'è la sfida di una politica piantata sul territorio, nel rapporto con le persone, con i cittadini, con le associazioni, con il volontariato.
Insomma, la sfida delle periferie è la sfida delle città ed è la sfida dove noi possiamo esercitare quella capacità progettuale di indirizzo della cosa pubblica che in tante nostre città purtroppo è mancata. Io chiudo, Presidente, citando una breve intervista a Renzo Piano, che Renzo Piano, nostro senatore, famoso architetto, intellettuale, e lui dice una cosa che è molto bella, me la sono appuntata, e lui dice: le periferie sono sempre associate ad aggettivi negativi, sono considerate desolanti, alienanti, degradate, brutte. Proviamo invece a guardarle con occhio positivo, a cercare quel che c'è di sano. Le periferie sono ricchissime di una bellezza umana e spesso anche di una bellezza fisica che è nascosta, che emerge qua e là. Come scrive Italo Calvino nella postfazione delle città invisibili, anche le più drammatiche e le più infelici tra le città hanno sempre qualcosa di buono. E io credo che tocchi alla politica e a noi, in questo caso, andare anche con la commissione d'inchiesta a trovare quello che non va e quello che manca nelle nostre periferie, che è tanto e lo sappiamo, ma anche e soprattutto quello che c'è di buono per valorizzarlo e per farne il volano anche di un futuro diverso. Grazie. Sì, grazie, onorevole Agostini. È scritta a parlare la deputata Mannino. Prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Il provvedimento che andiamo ad analizzare è la perfetta fusione di due diversi approcci. La proposta a prima firma Lupi ha un'evidente vocazione punitiva, secondo la quale la periferia è un luogo borderline, senza né tetto né leggi. Dunque ricettacolo delle peggiori infezioni sociali, e da qui nasce quindi l'esigenza di potenziare le misure di monitoraggio e di sicurezza in quei luoghi. L'altra, a prima firma Costantino, è un impianto condivisibile, non poliziesco, che guarda le periferie come luoghi geografici, tutti da ripensare e recuperare attraverso misure di recupero che passano per un'analisi urbanistica e antropologica dei luoghi. Nel testo unificato il nostro contributo, limitatamente ai nostri provvedimenti approvati, ha disinnescato, a nostro avviso, la logica punitiva che bizzarramente traeva le conseguenze prima ancora di aver investigato l'argomento, secondo un rapporto di casualità tra le periferie e la delinquenza. Mentre con un nostro secondo emendamento